E questo è il simbolo dell'arrivo, ma non dobbiamo subito pensare, ovviamente il primo pensiero qual è? Archivento o massoneria? Non è così. Sebbene questo simbolo si trovi sempre sul palazzo marchesale, dove sono presenti anche altri simboli che richiamano comunque alla massoneria, obbligata e cosa croce, se vogliamo parlare del periodo storico, questo è un simbolo comunque che ha una sua valenza. Una sua valenza perché? Perché comunque è il simbolo che va è formato appunto da questa da questo pendolo che serve appunto per verificare assolutamente il lavoro fatto dall'apprendista, ha un simbolo di potenza esteriore molto particolare, ha un significato comunque sia intrinseco che estrinseco molto particolare perché è stato ampiamente utilizzato sia dalla massoneria ma anche in precedenza, perché se vediamo per esempio all'interno, chiamiamo la massoneria, che chiamiamo comunque la squadra del compasso, sì, andiamo avanti, perché se rivediamo per esempio, e poi parliamo della, questa è per dire che il cambio temporale, la nostra croce, la massoneria, sono spesso accomunati, teoricamente sono programmi tre periodi diversi, perché sappiamo che i templari sono stati dal 1100 fino al 1300, 1118 e 1312. La Rosa Croce è un'altra associazione che utilizzava il linguaggio metaforico simbolico, che è nata ufficialmente nel 1616, quel primo Papa Federico della Rosa Croce, il primo manoscritto, e è stata utilizzata un simbolo che era detto che era anche la massoneria, ma la massoneria è nata ufficialmente nel 1717, il 24 giugno 1717. Però ci sono documenti, presupposti per ritenere che effettivamente queste associazioni erano già ampiamente presenti in precedenza. Prima vi ho parlato di Dante Alighieri. Secondo gli studi, per esempio, di Paolo Franceschetti, Dante Alighieri è un appartenente ai Fedeli d'Amore, che era una corrente che si rifaceva ai Rosa Croce, anche se ufficialmente non erano nati, e che andavano contro la Chiesa e il Papato. Ed è per questo che sembra che il desiderio di Dante Alighieri non sia stato per i politici, ma bensì per altri. Però queste sono tutte idee, presupposte e tesi. Perché? Perché i nostri libri di storia ci insegnano questo. Continuiamo a leggere questi, continuiamo a parlare con questi libri di storia, è più difficile ristampare e scrivere nuovi libri di storia e quindi continuiamo a utilizzare questo metodo.